rischiato di diventare una cattedrale del deserto, di essere trasformato in un casermone edilizio. La struttura che per anni in pieno centro a Nocera Inferiore ha accolto una scuola parificata. Chiusa l'esperienza scolastica delle suore, il plesso è stato destinato alla parrocchia Santa Maria del Presepe, il cui pastore, Don Ciro Galise, ha voluto fortemente regalarlo alla città. E lo ha fatto creando un centro, il Buon Samaritano, che ricorda tanto la scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani, cultura e aggregazione leggera per quei bambini appartenenti a famiglie economicamente meno fortunate. Qui i ragazzi vengono seguiti nei compiti il pomeriggio, giocano, vanno in giro con gite a scopo aggregativo, attività garantite dalla disponibilità completamente gratuita di un gruppo di volontari che hanno però bisogno di una mano, ed in questa direzione muove l'appello di Don Ciro Galise. Faccio un appello anche a coloro che vivono nel campo civile e penso che è ancora poco quello che noi facciamo sulla prevenzione. Lavorare a livello educativo significa investire per il futuro, anche se nel momento noi non avvertiamo tutta l'importanza e non vediamo un ritorno. E invece penso che anche in alcune situazioni sia indispensabile per garantire non solo ai bambini, ma anche di creare questa, permettete di dire la parola, questa giustizia sociale che le nostre terre devono recuperare. Dare a ciascuno la capacità di avere il necessario, la politica in senso ampio è anche questo, garantire a ciascuno il necessario non per carità ma per giustizia.